Dunque, ci sono 7 ufficiali. Esatto. Scriviamo a 7. Ora facciamo la divisione, guarda. 28 ciambelle. 28 ciambelle. Oh, un momento, tu dici che il 7 sta nel 28 13 volte? Uh-huh. Provamelo. Il 7 nel 2. E c'entra il 7 il nel 2. Il 7 non entra nel 2 per quanti sforzi si faccia. Lo sappiamo. Non si può ficcare quel grosso 7 in questo piccolo 2, certo no. Perciò non si può usare che il 2. Dire? Lo dovrò tenere a dizi. Vuoi reggermi questo 2 per piacere? Grazie, lo userò più tardi. Ma cos'è questa storia? Ora il 7 nell'8, 1. 1. Adesso bisogna portare il 7. Portare il 7. Portare il 7. Portalo. È un po' pesante, perciò lo metto giù subito. 8 meno 7, 1. 1. Pochi secondi fa non ho potuto usare il 2. Cosa vuoi dire? È il momento di usarlo. Usarlo. Dici, ridammi quel 2. Grazie. Lo metto qua. Così? Così. 7 nel 21? 3 volte. 3 volte. 7, 28, 3. No, no, aspetta un momento, vieni qui. Sei mai andato a scuola, stupido? Sì, e ne sono uscito con me. Lascia perdere. Sì. Moltiplica questo. Mm. Scrivi 13 lassù. Ecco il 13. Bene. Ora tu dici che ad ogni ufficiale ne toccano tante. Ne toccano... E stammi a sentire. E ci sono 7 ufficiali. Scrivi 7. 7. Tira la riga. Fatto. Dunque, 7 per 13 quanto fa? 28. Provalo. 7 per 3? 21. 7 per 1? 7. 7 1? 8. 2? No, no, andiamo. No, è così, l'ho sempre fatto così. Ma non dovrebbe tornare. Ma deve tornare così, sennò sono fasticci. Beh, per vediamo me. Un po'. Facciamola sola. Mm. Scrivi 13 7 volte. Va bene. E vediamo cosa sa. 7, 1, 2, 2 3, 4, 5, 6. Avanti, perché ti fermi? Ci metto anche dinamite? Sì. Ma è così antipatico? No, sono 7 gli ufficiali. Allora, vediamo. Tutte queste cifre sommate insieme quanto danno? 28. Dammi il gesso. No, perché sei capace di farla tornare. Certo, certo, in questo caso hai ragione. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No. Hai visto? Venga. Lei dice che il 7 nel 28 ci sta 13 volte. Sì, signore. Avanti, allora lo provi. Mi faccia vedere che il 13 nel 28 mi fa 16 volte. Provi, e faccia vedere. Lo proverò, signor Gianni, lo proverò. Oh. Lei ha 7 venditori. Va bene. Sì, ecco il 7. Dove? Eccolo. Va bene. Ora ha 28 apparecchi da vendere per settimana. Esatto. Ora li vediamo. Ecco i 28 apparecchi. Lei dice che il 7 nel 28 sta 13 volte. Esatto. Dimostri. Il 7 nel 2? Il 7 ci sta nel 2? No, certo. Così io devo prendere il 2 da lì e metterlo qui, così. Metterlo laggiù? Sì, lo proverò più tardi. È un belduino, piccolo. Sì. E ora il 7 nell'8? Una volta. Una volta. Ora leviamo il 7 da qui e mettiamolo sotto l'8. 8 meno 7? 1. 1. Poco fa non ho adoperato quel piccolo 2, vero? E allora? Lo adopero adesso. Lo prendo da lì e lo metto qua sotto. E ora il 7 nel 21? 3 volte. Benissimo. Il 7 nel 28? 13. No, 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 un momento, niente affatto. Ma che razza di aritmetica è questa? Un momento. Ma è riuscito esatto. Moltiplichi questo, avanti. Cominci. Moltiplichiamo. Scriva 13. Va bene. 13. Va bene. Ora 7 venditori, scriva qua. 7 venditori. Dunque lei dice che 7 per 13 fa? Quanto fa? 28. Lo provi. 7 per 3 fa? 21. E 7 per 1? 7. 7 più 1? 8. E 2, 28. Esatto. Ecco lì. No, 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 un momento. Ma come l'ha scritto lei? L'ha scritto giusto io. No, no, non si così può fare esatto. Così. Ma nemmeno per sogno. Addizioniamo. E addizioniamo. Scriva 13 a 7 volte. Va bene. 1. 2. 3. 4. 5, 6 e 7. Senta, mi ascolti. Lei dichiara che questo sommato insieme ammonta a quanto? 28. Se fa 28 l'assumo su. Grazie. 3, ma no, 3, ma no, un momento. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. È assunto.